Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Ciao ragazzi, oggi faremo un'altra lezione per quanto riguarda la dieta Gianina e parleremo dei carboidrati. Ebbene sì, sti benedetti carboidrati che li amiamo e li odiamo perché non sappiamo fare la differenza tra il buono e il cattivo, ma il buono deve essere mangiato con panzimonia. Il cattivo deve essere eliminato, ma il mercato è pieno di cose cattive. Ma come famo? Lo so, è troppo difficile vivere in questo mondo. Però, raga, dovreste sapere che ci sono due tipi di carboidrati, semplici e complessi. I carboidrati aiutano a darci energia, ecco perché la mattina dobbiamo avere una fonte ricca di carboidrati per avere energia tutta la giornata. I carboidrati li troviamo sia nella frutta, nella verdura, nei cereali, però siccome ci sono due categorie, semplici e complessi, secondo voi quale dobbiamo eliminare? Ebbene sì, non quelli complessi, quelli semplici, perché quelli semplici sono tutti quei prodotti che contengono lo zucchero e tutti i prodotti raffinati. Quindi, i carboidrati semplici che contengono zucchero e prodotti raffinati devono essere eliminati dal nostro corpo. Parliamo del dimagrimento, perché naturalmente non potremo mai eliminarli totalmente dalla nostra dieta, perché comunque siamo circondati da questi alimenti. Quindi, tutti gli alimenti che contengono zucchero, succhi di frutta, tutte quelle croccantine, tutto quello che è di farina raffinata deve essere eliminato dalla nostra alimentazione se vogliamo dimagrire, perché questi carboidrati vengono assorbiti immediatamente dal nostro organismo e trasformati in trigliceridi, quindi colesterolo, quindi grasso, quindi insieme a grasso, quindi cellulite, quindi porta malattie cardiovascolare, ipertensione, eccetera, diabete. Ecco perché devono essere eliminate dalla nostra alimentazione. Parliamo dei carboidrati complessi. Questi, oltre ad avere una catena di carbonio, o comunque di carboidrati, sono ricchi di fibre. Le fibre aiutano tantissimo al transito intestinale, aiutano tantissimo a prevenire tante malattie dello stomaco, dell'intestino, del colon. Ecco perché vanno preferite a quelli semplici. E qui parliamo dei sempre frutta e verdura, ma parliamo dei cereali, dei carboidrati ricchi in fibre, cereali integrali. Preferite sempre le cose integrali. Oltre a queste ci sono anche altre, c'è sta la quinoa, ci sta il bulgur, ci sta il farro, l'avena, grano saraceno, il grano proprio in sé. Il mais, ragazzi, non è verdura, il mais è un carboidrato con un indice glicemico alto, quindi la farina di polenta. Tutte preferite cose meno lavorate, quindi allo stato loro più naturale possibile, perché così il nostro corpo ci metterà più tempo a prendere ciò che ha bisogno e sarà più facilmente eliminato, più velocemente eliminato dal nostro intestino. Abbiamo bisogno di carboidrati, non buttate via i carboidrati dalla vostra alimentazione se volete dimagrire. Soprattutto in dieta Gianina non togliamo il pane, e il pane va mangiato comunque con la carne, o con la verdura, eccetera, eccetera. Quindi tante volte qualcuno mi ha chiesto: ma carne col pane non è possibile? Che c'entra? Sono due elementi diversi. E li puoi mangiare. Noi abbiamo bisogno, siamo nati così per mangiare di tutto. Abbiamo bisogno di mangiare, siamo fatti così, il nostro corpo è fatto per mangiare di tutto. Però nel momento in cui vogliamo dimagrire, nel momento in cui abbiamo deciso di provare a migliorare il nostro stato di salute, dobbiamo fare delle scelte, e le scelte sono quelle dell'abolizione totale del
delle farine integrali, dello zucchero. Ci sono tantissime cereali che si possono fare in migliaia di modi che sono altrettanto buoni come la pasta bianca, c'è la pasta integrale, ci sta la quinoa che io adoro perché è fantastica, ci sono tante, il grano saraceno, ci sono le lenticchie, i ceci, ci sono tantissime fonti di carboidrati che possiamo consumare al posto della farina bianca e raffinata. Questo è stato il video di oggi. Spero che sono stata chiara. Chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina per avere un'educazione alimentare per tutta la vita e non ingrassare mai più, perché dobbiamo resettare il nostro cervello, dobbiamo imparare a equilibrarci in alimentazione, e questo ci aiuterà a equilibrarci in tantissime altre cose. Trovate le mail qui sotto, dietajaninachiocciola@gmail.com. Seguitemi su Instagram, Parmigiamo Insieme. Condividete questo video perché magari potrebbe interessare a qualcuno che manco ci pensavi. E attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao, like!